avevamo così preso un gol all'89esimo, se non sbaglio, e fatica a dare responsabilità a qualcuno della squadra perché obiettivamente è stato molto bravo il giocatore del Pescara, adesso non mi sovviene, Clemenza, che ha fatto un grandissimo gol, se non sbaglio ha tirato quasi da 24-25 metri. Però la squadra ha creduto di poter segnare un'altra volta. L'errore è stato quello forse di non gestire benissimo la superiorità numerica, perché è vero che il Pescara non era stato mai pericoloso durante tutta la gara, però poi può sempre capitare di prendere gol o su una mischia, su un calcio piazzato, su un'azione oppure su un colpo balistico così di grande bravura del giocatore. Perciò dovevamo fare il gol del raddoppio, invece lì abbiamo un po' peccato, però credo che la squadra abbia meritato perché il Pescara, offensivamente parlando, è una delle formazioni migliori e noi oggi l'abbiamo limitati molto bene. Sono arrabbiato per non dire altro, cioè, come fa a non essere arrabbiato? Insomma, in una situazione del genere si va a casa con 0 punti, sono molto nervoso perché non è possibile che veniamo a casa fuori con 0 punti in una partita così, una partita che nel secondo tempo un in meno abbiamo secondo me dominato sotto il piano del gioco, abbiamo fatto un miracolo in quello che era riprendere questa partita. Secondo me se durava un altro po' la potevamo anche, se stavamo e non facevamo quell'errore lì, potevamo anche pensare di vincere. L'impressione era questa, l'impressione che stavamo veramente andando oltre il limite ed ero molto, molto tranquillo perché la squadra stava. Però prendere un gol del genere al 94esimo, quando invece di essere attenti mi ha fatto un errore clamoroso, allora mi dà fastidio perché al di là che è positiva per me la prestazione, ma non c'entra. Io stasera volevamo i punti. Mi ha fatto un errore al 94esimo che non mi è piaciuto. Questo purtroppo ci fa andare via con un malumore. Purtroppo oggi la partita è stata condizionata anche secondo me da alcune decisioni estreme, cioè tante ammonizioni. Noi abbiamo subito 10 falli nei primi 10 minuti, mai un'ammonizione, poi a un certo punto 3-4 ammonizioni di fila a noi, poi secondo tempo è inevitabile che rimani in 10. Poteva essere gestita meglio anche la situazione dei cartellini, quindi siamo stati molto penalizzati oggi, secondo me.